David Trezeguet, per gli amici Trezeguet, un attaccante francese che si è messo in mostra nel Monaco dal 95 fino al 2000 con una media impressionante di gol. Ovviamente un giocatore così, la Juve, non se lo poteva far scappare e quindi venne acquistato per la bellezza di 45 miliardi di lire e debuttò 23enne in una partita vinta 2-0 contro il Bari. La sua prima stagione, seppur c'era una coppia collaudata come Del Piero Inzaghi, seppe trovare spazio con ben 25 presenze e 14 gol. E dopo un inizio rallentato da un infortunio, ragazzi, per questo bomber, in accoppiata con Del Piero, fu tutto in discesa. Insieme, in 10 anni, realizzarono 355 reti, divenendo così la coppia d'attacco più prolifica di sempre nel mondo. Ma perché, seppur non è tra gli attaccanti più tecnici e veloci, è sempre stato così devastante in aria? Semplice, aveva la voglia, quella voglia che non si vede in tutti i giocatori che oramai sono arrivati nei top club, quella fame di gol che di solito hanno i ragazzini appena approdati nella serie maggiore, quella è ovviamente l'istinto d'attaccante che gli faceva centrare la porta senza neanche doverla guardare. E poi, signori, quando ti riesci a trovare perfettamente col tuo compagno di reparto, che, tra l'altro, è un certo Alex Del Piero, è scontato che tu debba segnare ben 138 reti con la stessa maglia. Altra sua caratteristica è, ovviamente, l'essere un dominatore delle palle alte. Dati sui 190 cm d'altezza, i gol su cross sono innumerevoli. Non per niente gli è stato dedicato un coro. Quando gioca, segna sempre 13 gol. La sua ultima stagione, oramai 33enne, la chiude comunque con 27 presenze e 10 gol, giusto per far capire come, seppur gli anni passano, la voglia è rimasta sempre la stessa e il feeling con la porta non lo abbandonerà mai, nemmeno quando va a chiudere la sua carriera in campionati minori. David, ormai ritiratosi dal gioco del calcio, è rimasto così legato al club da essere presidente della Juventus Legend e ambasciatore della Juventus nel mondo, perché un bomber così è un ambasciatore di tutto rispetto. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, ne arriveranno altre 3 nelle prossime settimane. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere like se il video vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.